Manifesti con il volto del presidente della regione Piemonte, Alberto Cirio, e sullo sfondo il simbolo delle Brigate Rosse sono stati affissi sui muri del perimetro di un centro sociale a Torino. Il fotomontaggio ricorda la fotografia utilizzata dalle BR durante il rapimento nel 78 dell'onorevole Aldo Moro. Volantini sono stati acquisiti dagli investigatori della Digos. Roberto Rotondo. Il presidente della regione Alberto Cirio ritratto come Aldo Moro rapito dalle BR, i proiettili al giudice di sorveglianza Elena Bonu, i manifesti contro i magistrati che si occupano di procedimenti NOTAV affissi in tribunale, segnali minacciosi che hanno convinto le istituzioni a confermare e rafforzare le misure di sicurezza sul presidente regionale e sui giudici presi di mira, come conferma il prefetto di Direttore Torino Claudio generale, Palomba. alcuni erano già sotto tutela e misure di sicurezza, sono state ovviamente rafforzate, ivi compreso il giudice che è stato raggiunto da questa missiva con i proiettili. Quindi già i servizi già sono in atto, ivi compreso quello che riguarda ovviamente il presidente Cirio. La Digos indaga sull'area antagonista. Oggi nuova riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza. I segnali di oggi, connessi anche ad alcuni procedimenti giudiziari, ci devono far tenere alta, altissima l'attenzione. Sullo sfondo la peculiare situazione di Torino, forse unica in Italia, dove le realtà dell'estrema sinistra e dell'area anarchica sono ancora molto vive. Torino ha una sua atipicità sotto questo profilo che ha avuto degli anni sicuramente bui. Penso che il permanere di alcuni centri, alcune frange sia ancora rimasto e poi comunque il collegamento con anche nel ciclo stilato che riguarda alcune figure istituzionali, il tema TAV è sicuramente un tema divisivo.